Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un problema ancora più serio, sarebbe l'ICI Touch. Allora, vi racconto un po' la storia. Questo telefono è praticamente andato in acqua, la cliente me l'ha portato, abbiamo visto che effettivamente il problema era alquanto serio e abbiamo deciso di mandarlo in Apple. In Apple giustamente hanno visto che i sensori di presenza acqua sono ovviamente risultano bagnati, perché sono diventati di colore rosso. Montando, poi ho deciso di fare questo video perché chissà quanti di voi capita questa cosa e magari vogliono provare a farlo. Vabbè, comunque mettiamo il coassiale a posto qui. Ok, prendiamo la batteria nostra di uso laboratorio, appoggiamo sopra, ora la usiamo. Attimo solo, prendo lo schermo. Mettiamo uno schermetto qualsiasi, vediamo se funziona. Vi faccio vedere qual è il problema. Allora, il problema è che tutto funziona perfettamente. Ops. Ho messo uno schermo che non funziona per niente. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Spero un attimo, così tempo che trovo uno schermetto buono da potergli mettere vicino. Proviamo questo. Uno vale l'altro, tanto che funziona. Allora, abbiamo trovato lo schermo finalmente, il suo. Niente. Praticamente il dispositivo si accende dopo che abbiamo fatto un deossido. Potrebbe essere che è arrivato che non si accendeva proprio. Dopo che abbiamo fatto un deossido, praticamente lo schermo ora si è acceso, almeno. Ok, faccio vedere di cosa sto parlando. Come vedete qui c'è la macchiolina dell'acqua, diciamo, la becca si è sporcata, al massimo la cambieremo, non è un problema. Ci vorrà un po', spero di non farlo durare tanto sto video, perché è giusto un tentativo. Niente, praticamente il touch, come vedete, non va in nessun modo, cioè non gli succede assolutamente nulla. In questo caso non abbiamo altra alternativa che andare a smontare la scheda madre e andare a vedere se effettivamente si è subito il danneggiamento magari sotto il chip, per vedere se c'è o meno ossido, o quantomeno facendo un reboot alla scheda madre. Ho usato un reflow alla logica, o meglio all'ICI Touch, torna a funzionare, altrimenti saremo costretti a sostituirlo. Togliamo queste 4-5 vitine che io già mi ero apprestato a fare, questo mezzo lavoro. Se riusciamo a sollevarla con calma, perfetto. Ora il danneggiamento potrebbe essere un po', diciamo, ovunque, no? Faccio vedere. Allora, qui abbiamo tutto danneggiato. Già questa parte va sostituita, come vedete qui, che purtroppo sappiamo come funziona. Purtroppo l'acqua sappiamo che danneggia molto 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 le componenti, però diciamo che questo condensatore, se fosse stato danneggiato, il dispositivo non sarebbe proprio per nulla acceso. Molte volte se vanno in acqua e vedete che effettivamente c'è un problema che non si accende, potrebbe dipendere da quel condensatore. Allora, mettiamoci così in posizione e andiamo a rimuovere questa tela, se così si chiama. Se sapete ragazzi come si chiama, scrivete nei commenti. A proposito, volevo ringraziarvi di cuore a tutti voi per i 100 iscritti al mio canale. Guardate, sono contentissimo perché non pensavo di raggiungere questo traguardo e vi ringrazio di cuore ragazzi. Poi
pollicione in su per voi stavolta. Niente. Ok. Rimossa questa placca, ci rendiamo conto effettivamente che c'è dell'ossido sotto questa parte qua. Ora, cosa andremo a fare? Andremo a pulire questa sporcizia, se così si può chiamare. Ok. Prendo un panno bianco. Panno bianco qua sotto, così, e andiamo a pulire la parte. Abbiamo bisogno di una pezzetta, di un pennellino e di un po' di alcol isopropilico. Perché? Perché potremmo causare dei danni gravi se utilizziamo solventi o cose varie. Io onestamente preferisco usare un po' di alcol giusto per dargli una pulita e vedere se torna a funzionare. Ci faremo giusto un tentativo. Allora, mettiamo un goccio, poi andremo a vedere al microscopio se è tutto a posto. Sicuramente voi lo vedete meglio di me, raga. Se riusciamo a carpire qualcosa da quello che stiamo visualizzando, speriamo che si vede male. Aspettate, zoom indietro. Sto filmando con un notot, ragazzi, è uno spettacolo. Scusate un attimo, mi hanno chiamato e ho dovuto rispondere. Niente, continuo a fare quello che sto facendo. Vediamo che cosa esce da sotto. Niente, io ho fatto soltanto questa piccola operazione di pulizia, nulla di particolare, perché non voglio essere invasivo. In quanto se per essere invasivi dobbiamo necessariamente poi andare a mettere mani col saldatore e a fare, però onestamente penso e ritengo che non sia un problema così grave da poter arrivare al saldatore. Premessa che è stato in Apple questo telefono. Usate pezzette antistatiche, vi raccomando, per fare sto lavoro, altrimenti danneggiamo le componenti. Ora, come vedete, sembra che tutto possa essere andato liscio come l'olio. Ora che faccio? Prendiamo un pezzo di carton. Faccio vedere cosa sto facendo. Purtroppo ho la telecamera sulla logica, quindi non posso. Ok, niente. Ho semplicemente preso un pezzo di carton per poterlo mettere dove abbiamo fatto pulizia. Diciamo così. Andiamo a mettere a posto e vediamo che succede nel momento in cui andremo a Okay. Io l'ho fatto un po' più spesso, in modo tale che così riesce a dissipare bene il calore. Un attimo solo, ragazzi, che mi stanno suonando la porta. Allora, riprendiamo la sua cover, rimettiamo la scheda madre al suo posto, con calma sempre, ragazzi, mi raccomando, non facciamo danni. Chiaramente qui la batteria è da sostituire assolutamente, ragazzi. Tenete conto di questa cosa, che è importante. Attimo di pazienza. Ok. Io ascolto musica da pianoforte perché mi rilassa molto, ragazzi. Ok. Prendiamo la batteria da laboratorio che abbiamo, mettiamolo a posto, vediamo il suo display, diamogli una pulita anche qui, queste parti del connettore che non lo so, mi pare un po' ossidato anche qui, perché ossidato sembra danneggiato, vedremo. Colleghiamo il display, tanto la tensione gliel'ho già data, prendete collegando la batteria, vediamo se
se va. Tolgo lo zoom. Vediamo. In questo caso è una mia carissima amica che saluto, quindi ci tengo particolarmente a fare questo lavoro. Come vedete, ragazzi, il touch funziona perfettamente. Ok, la riparazione è riuscita. Mettiamo il codice di sblocco. Fatto. Come vedete, il touch. Ovviamente il touch ID dice che è assente, quindi di conseguenza non va. E come vedete, ragazzi, la riparazione è riuscita. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per esservi iscritti al mio canale. Se vi è piaciuto il video, mettete dei pollici in su. Una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!